Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose lingue di gatto, dei biscottini che prendono il nome dalla loro forma stretta e allungata. Sono un grandissimo classico della pasticceria e poi sono veramente versatili. La loro morte è con i dolci al cucchiaio, come per esempio creme, mousse, gelati o semifreddi. Inoltre con una tazza di tè sono indimenticabili. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa velocissima ricetta ci serviranno 100 g di burro morbido a temperatura ambiente, 80 g di zucchero a velo vanigliato, 100 g di farina 00 bio, 3 albumi a temperatura ambiente, scorza di limone, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon. Per prima cosa prendiamo una bowl bella capiente e ci mettiamo il burro, lo zucchero, la scorza di limone, estratto di vaniglia bourbon. Aiutandoci con le fruste elettriche montiamo il tutto finché non diventerà una crema leggera e spumosa. Poi non ci rimane altro che aggiungere poco alla volta gli albumi e la farina. Continuiamo così finché non finiamo tutti e due gli ingredienti e il nostro impasto diventerà bello omogeneo. E dopo aver amalgamato per bene tutti gli ingredienti, prendiamo una sacca poche con bocchetta di 1,5 cm e ci trasferiamo dentro tutto il nostro impasto. Fatto ciò metteremo il tutto a riposare in frigo per una ventina di minuti. E dopo 20 minuti di riposo, finalmente possiamo creare le nostre lingue di gatto. E per prima cosa prendiamo la nostra sac à poche e formiamo delle strisce lunghe circa 7 cm, quali le dobbiamo distanziare le une dalle altre di circa 4-5 cm, perché in cottura ovviamente si allargheranno. Comunque le cuociamo a forno statico 190 gradi per 9 minuti e mezzo 10 minuti, ossia finché vedrete che i bordi diventeranno belli dorati. Una cosa importantissima da fare è appena abbiamo sfornato le nostre lingue di gatto le dobbiamo subito mettere a raffreddare. Continuiamo così finché non le finiamo tutte. Ma guardate come sono venute bene le nostre lingue di gatto! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie di delle lingue di gatto. Ragazzi, sono buonissime, sono leggere, croccanti, dopo c'è questa spinta che gli dà la scorza di limone e questo profumo intenso e questo leggero sapore che gli dà l'estratto di bacca di vaniglia bourbon. Insomma ragazzi, veramente sono una merenda perfetta, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!